Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse due puntate con Mario, Luigi e Bowser che hanno fatto il loro backtracking. Abbiamo livellato fino al livello massimo, ovvero quello del rango nascosto di tutti e tre. Abbiamo ottenuto degli oggetti, ma non li ho neanche guardati, quindi compi due azioni in un turno. Non sembra male effettivamente, eh? Potrei togliere questo dalla difesa, basta stare attenti d'altronde. Bisogna vedere cosa si intende per due azioni in un turno solo. Cioè, se mi dà due pugni in una botta sola, oppure devo fare due pugni in una botta sola. Mario e Luigi invece hanno ricevuto, che cosa? I calzettoni PV? No, avevano ricevuto altro, sbaglio. Ah no, giusto, avevano ricevuto le spille loro. Allora, vediamo le spille. La spilla fenomenale. Si carica con vari fantastico. Danno quadruplicato al prossimo colpo. Ecco, io però non mi ricordo di questa spilla una cosa. Proviamo a metterla intanto. Io mi ricordo che se sbagliamo un fantastico, la barra si dovrebbe abbassare. Però forse mi sbaglio. Ecco, esatto, se sbagli il colpo, la barra si svuota. È esattamente quello che mi ricordavo. E infatti è quella un po' la fregatura di sta barra. Tanto vale con i doppi. Quadruplo sì, è buono, ma parliamoci. Certo, la prospettiva di un 4 per non è male. Ma se dobbiamo fallire per sbaglio il colpo e non la ricarichiamo più, tanto vale usare il doppio. Tanto a livello di danni ne facciamo, siamo tranquilli su quel punto di vista. E ora andiamo a prendere Sogghigno, che ci sta aspettando. Mia piccola, mia dolcissima, dove sei, mia stellina? La mia amata tenebra, dove sarà mai? Tra parentesi, lui ha un Nintendo DS in mano. Guarda un po', sei ancora in piedi? Sei peggio di un mastino. Sta zitto! Pensi che una robetta del genere possa darmi fastidio? Io sono Bowser, l'invincibile e imbattibile signore del male. E io sono Sogghigno, il padrone del mondo. Riprova fra 100 anni, viscido e logorroi con anerottolo verde. Sottovaluti enormemente i poteri della stella oscura che ho fatto miei. Ne ho presi solo la metà, ma per sconfiggerti basta, ne avanzano. Non ne posso più di averti sempre tra i piedi. Non ne posso più dei due baffetti rosso e verde. Mi avete tutti stufato. Osi paragonarmi a Mario? Ma ora basta. È l'ultima volta che vedo la tua ributtante faccia. Bowser, ti mostrerò il mio potere. Shooter. E a proposito di potere, dobbiamo già distruggergli quello. Prima di tutto, prendiamo il pennino X e usiamo già per la prima volta il fido blocco. Ok, tavoletta grafica pronta, vai! Perfetto! Vai! 109 di danno, 182! Non era male, ma secondo me potevamo fare qualcosina di più. Se ci sistemiamo bene, possiamo fare qualcosa di più. 300, ma che bravo! Allora, proviamo a dargli, esatto come immaginavo, dobbiamo colpirli entrambi. Vabbè che in realtà lui l'ha curato di 300 e io gli ho fatto 800, quindi abbiamo comunque 400 di danno. 500 di danno, anzi. Usiamo i Kamek, che così li colpiamo entrambi. Vai! Perfetto. No! Se schiacci troppo, l'attacco dei Kamek non viene regolato bene. Sì, bravo, curalo quanto vuoi, adesso ti aspiro. Allora,
Non mi ricordavo effettivamente quell'attacco cosa facesse, quindi... Vieni qui, tu stupido aeroplanino! Ehi, ma qua dentro c'è qualcuno? Allora, aspetta che tolgo il mouse di torno. Cosa potremmo usare? L'oltremondo? Anzi no, la stella assalto, dai! Forse non ne ho fatti abbastanza, Pam, 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 pam. No, dai, è un fantastico, l'abbiamo ottenuto. 1048. E io che pensavo di averne fatti pochi. Allora. Non mi ricordo cosa fa sto attacco, ti giuro. Cioè, non mi ricordo come counterarlo. Credo che devo colpire la stella quella grossa e basta. Boh. Vabbè, per intanto vai di fiffo blocco. Vai. Ecco fatto. Mi piace un sacco l'armata dei fuffi blocchi che gli vanno addosso. Mi piace un sacco, ti giuro. Doppia azione. Ma sì, dai, di nuovo fiffi blocco. Che poi ogni volta che io faccio il passaggio da controller a mouse devo fare un taglio nel video, perché devo passare. Lascio giù controller, prendi tavoletta grafica con la pennina, così da poter fare l'attacco. Due azioni in un turno solo, comunque mica male. Perché metti caso che finisci i PP o gli HP, almeno hai un turno in più per curarti. Vai sul sicuro così. 7720, dai, non male. Peccato Mario Gigi, che pensavo un pochino di più. 220 sono miseria, un pochino, eh. Yeah! Sono diventato un coso nero. Isk. Adesso scappo. Isk. Ma che cacchio è successo? Che schifo. Che schifo. È sconfitto Sogghigno. Credevi forse che quel vermiciattolo potesse impensierirmi? Magari a questo punto si sarà dato una calmata. Però, pensandoci bene, Sogghigno aveva rubato dei poteri oscuri? Ha detto qualcosa del genere, ma tu sai cosa vuol dire? Non so, ma ho un bruttissimo presentimento. Ma non potresti essere ottimista ogni tanto? Metà dei poteri oscuri sono stati presi da Sogghigno e metà da Bowser Oscuro. Perciò, se Bowser Oscuro risucchiasse Sogghigno, i poteri oscuri tornerebbero tutti insieme, completi. Già è pericoloso anche solo copiando la tua forza. Cosa diventerà con tutti i poteri? In effetti sarebbe un gran bel pasticcio. Ma alla fine non è mica un mio nemico. Spero che sia così. Isk isk. Trovato. Cacchio, sì. Ora mi appaiono le gambe. E vai! Sono potentissimo! Finalmente tutti i poteri si sono risvegliati! Sento l'energia delle tenebre scorrermi nelle vene! È stata clunce! Aspetta! Maledizione! Cos'è successo? Non dirmi che il Bowser Oscuro ha davvero Sogghigno! Invece te lo dico, la mia brutta copia si è pappata Sogghigno. Ma non è che hai portato sfortuna con i tuoi presentimenti pessimisti? Accidenti, perciò ora tutti i poteri delle tenebre sono stati risucchiati in un corpo solo. Il Bowser Oscuro ha copiato le tue abilità e ha raccolto tutti i poteri oscuri. Non sarà facile, anzi è un incubo. Non ci resta che affrontare e sconfiggere Bowser Oscuro. Ma non me ne frega niente della mia brutta copia. Io voglio solo la principessa Peach e i poteri oscuri. E detto questo, allora, 100 monete.
Dovrebbe esserci un blocco di salvataggio qui, se non ricordo male. Pollo esplosivo. Ricostituente. Proprio tutti gli oggetti. Ma poi, scusami. Vabbè, sì, è stato sogghigno. Stavo pensando, ma chi l'ha costruita sta roba? Fermo, non scappare. Dammi la principessa Peach e tutti i tuoi poteri oscuri. Ho copiato le tue abilità, non mi servi più. Ah sì, e chi ha appena vinto questo scontro, cretino? Dove scappi? Vieni qua, vigliacco! Cavolo, sto bruciando. Allora, vai di nuovo. Ecco qua. Stavolta, invece che come con la pianta piragna, ci teniamo la telecamera su Bowser invece che su Mario e Gigi. Ah, che stronzo. Dai. Preso. No. Tre pari. Preso. 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 Dai, è stato facile in realtà. Chi è che sarebbe migliore? Vai. Altra battaglia? No, ci siamo. Siamo arrivati. Dove crede di scappare quel vigliacco fumoso? Là in fondo. Già. È qua in fondo. Mi ha fatto sudare sette gusci, ma finalmente siamo giunti alla resa dei conti. Già, già, già. 100 monete e noi ci salutiamo qui. Io sono abbastanza fiducioso. Sono abbastanza fiducioso delle mie abilità nel gioco. Quindi non penso di avere bisogno di altri livelli. D'altronde siamo già arrivati al 40. Quindi noi ci salutiamo qui. Signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.